السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Benvenuti cari fratelli e sorelle in questa nuova puntata delle pillole di Ramadan. Oggi analizzeremo un altro comportamento del profeta, pace e benedizione su di lui, come il profeta sallallahu alaihi wasallam si comportava per le strade. أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. La parte che ci interessa a noi, tradotta, significa: prima di te non inviammo alcun messaggero che non mangiasse cibo e non camminasse per i mercati. Il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, nonostante il suo status e la posizione onorevole che occupava, aveva un bellissimo carattere, usava sempre le buone maniere e si comportava sempre con una grande umiltà. Passeggiava per le strade con una camminata da persona semplice e si narra che fosse come un corano che camminava per le strade. Era sempre sorridente e incontrava la gente con un viso sempre cordiale. Parlava alle persone con una voce calma che attirava l'attenzione di tutti e trasmetteva serenità a chiunque lo incontrasse. Quando usciva con i suoi compagni non voleva che nessuno di loro stesse dietro. Loro volevano che fosse il profeta, pace e benedizione su di lui, a dirigere il gruppo, ma a lui questo non andava bene. Voleva invece che gli stessero accanto, alcuni alla sua destra, altri alla sua sinistra, in modo da non lasciare nessuno indietro. Era sempre cordiale e umile con chiunque gli parlasse e si fermava ad aiutare chiunque lo chiedesse. Quando passeggiava o andava al mercato e incontrava le persone, salutava sempre tutti. E quando gli davano la mano in segno di saluto, non la tirava mai indietro finché l'altra persona non la toglieva. Il profeta sallallahu alaihi wasallam era appassionato di bambini e mostrava molto interesse per le loro attività. Giocava e scherzava con loro e accarezzava le loro teste in modo affettuoso quando li incontrava per le strade. Chiunque gli chiedesse qualcosa, lui la faceva. Se qualcuno aveva bisogno di lui per comprare qualcosa, lui lo aiutava. Fosse per mancanza di soldi, per impossibilità di andarci o anche solo per compagnia. Dedicava tutto il tempo alle persone, senza mettere la loro fretta, finché loro non lo congedavano e solo allora lui se ne andava. Il profeta, pace e benedizione su di lui, faceva tutto questo sempre con un sorriso sul viso. Quindi, per concludere, è per questo che dobbiamo prendere esempio dal profeta, pace e benedizione su di lui. Siate sempre gentili e cordiali con chiunque voi incontriate e aiutiate sempre chi ne ha bisogno. E ricordate, ogni buona azione verrà sempre ricompensata e mai dimenticata, per quanto questa possa essere piccola. Barakallahu fikum e alla prossima!